Siamo nella periferia di Roma, quartiere di Centocelle. I musulmani si preparano per la preghiera in questa moschea garage. Il suo nome, posso sapere il nome? Perché? No, l'imam, lei? Sì, l'imam, però faccio preghiera, faccio così, normale. Ma lei perché... oggi durante la preghiera dirà qualcosa sulle stragi di Parigi? No. Non io... dirà queste persone che si armano e si fanno esplodere in una città non sono musulmani, dicono di essere musulmani ma non lo sono, non lo dirà? Questo io non lo so. Loro tanti muoiono del Siria, ci sono guerre lì, loro muoiono lì, perché loro solo andando a Parigi? Perché? Volete dare solidarietà al popolo francese? Tu vieni da Francia? Tu da Francia? C'è anche una vittima italiana. Eh? C'è anche una vittima italiana. Beh, ma scusa, e sarebbe ma comunque scusa, la stessa ma scusa, cosa. Ma scusa, quanti paesi sono col mondo? Quasi paesi. Quanti paesi sono questo mondo? Un paese solo? Guarda quanto è il mondo. Non se la sente di esprimere solidarietà al popolo francese, al popolo italiano? Scusa. Al popolo italiano vivono con pace con tutti i paesi. Noi viviamo con pace con tutti i paesi. Con Italia qua ho mai sentito qualcosa. Viviamo con paesi, con tutti i paesi, con tutti loro. Sì, loro vivono con pace con tutti i paesi e il pace è sempre il pace. Noi viviamo con pace qua sì, da perché Roma. Ma non se la sente di esprimere la solidarietà e non se la sente di condannare esplicitamente l'ISIS? È una cosa che non si riesce a comprendere. Se lei vive di baci dovrebbe condannare queste cose. Noi viviamo con baci qua a Roma, noi c'entra loro, non ho niente. Scusami se baci, non devo andare. Voi non c'entrate con loro, però io le chiedo se lei se la sente di esprimere solidarietà al popolo francese, italiano, e se la sente di condannare i fatti di Parigi, se la sente di condannare l'ISIS, cosa mi risponde? Scusa, io non lo so qualcosa, cosa qua. Tu parla con me, cosa? Io devo andare a preghiera a tempo e già a tempo di preghiera.